Bentornati ragazzi, ancora con Ape Escape. Dunque, nell'episodio precedente avevamo finito la TV Tower, ma Spectre non ci ha dato né il professore, né Natsumi, né Buzz. E adesso così si apre una nuova epoca temporale, che è... presente, giorno 2, Terra di Spectre. Questo è, grosso modo, il livello finale del gioco. Molto lungo, no ragazzi, sul serio, questo è davvero lunghissimo e di una difficoltà assurda. Speravi, vai.
Allora, dunque, fatemi un attimo mettere il Monkey Radar per vedere un attimo se ce n'è qualcun'altra. No, non ne segna più nessuna. Bene, perfetto. Qui intanto c'è, aspettate, uno Spectre Coin. No, da questa parte. Qui. Prendiamolo, giusto per fare qualcosina. E usciamo. Questa è fatta. Ma di attrazione ce ne sono tante altre. Questa era la meno peggiore, diciamo. Sì, era la meno peggiore. Allora, dovete continuare a premere le due, ma il tasto è inceppato e non funziona tanto bene. Dunque, qui c'è il go-kart, ma è bloccato. Fra le tante altre attrazioni, quali ci sono? Allora, oh, il circo di Spectre, facciamo questa. Ci tocca un mini boss e una scalata, mamma mia. Ecco qua, c'è il professor. Professor, è ferito. Oh, sei venuto, Spike. Non preoccuparti di me. Ma tu stai bene? Sì, sto bene. Ottimo. Non posso fare niente qui. Puoi aiutarmi? Come faccio a entrare? L'entrata è in cima. Dovresti riuscire a entrare da là. Ok, arrivo. Va bene ragazzi, c'è adesso un punto abbastanza antipatico, ma comunque meno di ciò che verrà dopo. Allora, qui queste piattaforme faranno sbalzare Spike in altissimo, ma non gli consentiranno di fare né un doppio salto né di azionare l'elica, se non mi ricordo male. Quindi, no, cazzo, perché ora ogni volta che c'è un insidio ha un danno, no? Sempre testato quando va a finire così. Vai. Ma comunque vi informo che bisogna rifare tutto da capo nel caso moriste, eh? Cioè, quest'area tutta da capo. Ma vabbè, ormai il ricominciare tutto da capo è una cosa che va di moda proprio negli ultimi livelli. Ora qui usiamo un'elica, cioè l'elica, non un'elica. Mica è limitata l'elica. No, stupidi proiettili, io vorrei un po' di energia. Tanto che sono quasi al massimo, però l'energia al massimo, proprio massimo, massimo, 100% non farebbe male, eh. Io bisogna andare qua. Bisogna fare come una scimmia, lol. Oh. Tanto non è ancora finita. Ruota, ruota la spada. No, niente, sta, niente. Oh mamma mia, a sto punto, guardate, c'è anche la scatola di biscottoni, perché qui se si cade ci si fa male. Molto male. E bisogna ricominciare tutta la scalinata da capo. Non scherzo. Vai, siamo arrivati in cima, da non crederci. Al clown parlava, non... Comunque, il clown è una battaglia boss abbastanza semplice. Si divide in due fasi. Qui lo possiamo colpire quando ci pare. Dai. Insomma, quanto cazzo devo essere vicino per prendere il clown? Mamma mia, sta spada è abbastanza lunga, eh. Dovrebbe avere un raggio d'azione un po' più... No. Ah, palloncini... Andiamo a ruotare la spada. Aspettate, no, qui bisogna equipaggiare la fionda, giusto? Mettiamo un attimo la fionda. Spariamo a clown, magari con i proiettili esplosivi, perché senza... La vedo un po' lunga a finire la storia. Andiamo a ruotare. Come potete vedere è infallibile, quindi via. No, perché? Mamma madonna. Niente, ecco, ora si para. Cioè, ragazzi, quando si può essere sfigati, Spike finisce di roteare la spada quando è girata dall'altra parte opposta. Così, quando devo colpire il clown, addio. Perché cazzo deve rimettere i proiettili normali per farmi perdere tempo, no? Ah, boh. Si continua adesso. No, cazzo, ma allora è proprio un vizio, eh. Mamma mia. Me ne sta andando bene una, che sia una. Andiamo per colpire.
Non è mica ancora finita, ragazzi. Vai, proiettile esplosivo e si cade di sotto con Professor, che adesso dovrà correre da una parte all'altra, poveraccio. Ah, giusto, usiamo l'elica ora poi per evitarlo. Però vabbè, se non mi lasci neanche il tempo per fare le cose, Cristo santo! Sto pagliaccio di merda! Dai, ma il tempo per saltare! Ma il tempo, cazzo! Il tempo! Devi dare il tempo alle persone! Ah, l'abbiamo sconfitto, va bene. Ah, grazie per avermi aiutato, Spike. Sei diventato molto forte. È il potere delle sue invenzioni, Professor. No, il potere da solo non è tutto. È solo una parte della forza umana. Sei tu che sei diventato veramente più forte. Lei crede? Mi sembra tutto così complicato. A proposito, Spike, hai trovato Buzz o Spectre? No. Va bene. Torno in laboratorio a riparare l'attrezzatura. Sbrighiamoci. Spectre potrebbe rimettere sotto sopra la storia e questa volta sarà troppo tardi. Continua a cercarlo nel parco dei divertimenti, ma sta attento. Ok. Professor salvato, e siamo anche nei tempi dell'episodio. Bene ragazzi, molto bene. Allora, no, il retino deve essere sempre con noi. Vai a mettere l'1 a 8 qui e andiamocene veloci. Dunque, la prossima attrazione che dovremo visitare sarà quella a fare il mio più odiosa. Ed è il coaster, questa qui. Mamma mia, ci sprecheremo non so quanto. Dunque, per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto abbastanza nella prima parte di Terra di Spectre. Ci vediamo alla prossima. Ciao!